Ciao a tutti, oggi abbiamo il Canon 24 mm, è un pancake come potete vedere, è la versione STM e le dimensioni sono molto povere, però guardiamo insieme se anche le prestazioni lo sono altrettanto. Per quanto riguarda la costruzione, è una costruzione molto solida e compatta, viste le dimensioni non potevamo aspettarci altrimenti. La ghiera della messa a fuoco si muove molto fluidamente, quindi si lavora bene anche in modalità manuale. Per quanto riguarda l'attacco, abbiamo una baionetta in metallo, cosa che ne arricchisce la solidità perché eviterà che si rovini montandolo e smontandolo dalla fotocamera. Per quanto riguarda invece il peso, è un leggermente pesantuccio per il tipo di obiettivo che è, non è un sasso, voglio dire. È comunque molto leggero, però mi aspettavo qualche grammo in meno, come per esempio per il 40 mm, sempre pancake, sempre di Canon. Passando al lato ottico abbiamo 6 lenti divise in 5 gruppi. Per quanto riguarda la minima distanza di messa a fuoco sono 16 cm, quindi ci possiamo avvicinare molto al soggetto. Il diaframma ha un'apertura minima di 22 e massima di 2,8, quindi è anche abbastanza luminoso. Per quanto riguarda le modalità di messa a fuoco, quella manuale avviene tramite Focus by Wire perché la ghiera è elettronica, non è perenne però, quindi in modalità di autofocus non possiamo aggiustare se ci sembra il caso la messa a fuoco. La modalità automatica, come detto prima, è mossa dal motore STM, è abbastanza fluido, veloce e anche abbastanza silenzioso, non è il massimo per l'STM, però comunque lo vedremo dopo. E infine, per quanto riguarda diciamo l'aspetto ottico, i filtri possono essere montati anche quelli polarizzatori, l'importante è che siano di 52 mm di diametro perché comunque la faccia frontale dell'obiettivo non ruota durante la messa a fuoco. Per quanto riguarda le prestazioni, vale la regola generale che al centro dell'immagine abbiamo una qualità molto buona che poi va a sfumare leggermente verso gli angoli e i lati dell'immagine. Per quanto riguarda la distorsione, abbiamo un leggero accenno di distorsione a barilotto, quindi una bombatura verso di noi, potremmo dire, se la riguardiamo al computer, tipica di queste lunghezze focali, e abbiamo anche un leggero leggero accenno di vignettatura, questa praticamente solo all'apertura focale massima, però perché basterà chiudere un po' il diaframma e la vignettatura scomparirà. Per quanto riguarda la nitidezza, solito discorso, al centro abbiamo una nitidezza molto molto buona, mentre ai lati sfuma leggermente, l'immagine diventa un po' più morbida e man mano che chiudiamo il diaframma questo rapporto si mantiene, l'immagine in generale acquista una definizione sempre maggiore, però ai lati rimane un goccino più morbida rispetto al centro. Abbiamo anche un accenno di aberrazione cromatica nelle parti periferiche della fotografia, anche questo si risolve chiudendo il diaframma, non serve che sia chiuso tantissimo, già a un'apertura di 4 più o meno l'aberrazione cromatica dovrebbe sparire, a meno che non sia un contrasto forte quello che stiamo fotografando. Per quanto riguarda invece i flare, o comunque gli effetti di luce indesiderati, questi sono un problemino, perché specialmente se inquadriamo una fonte di luce direttamente, l'immagine sarà invasa da questi flare e insomma l'obiettivo non riesce a combatterli molto bene, però in compenso produce un bokeh veramente molto piacevole da vedere, molto morbido, insomma bello, e insomma questo, se da una parte i flare sono un difetto, questo bokeh diciamo può compensare questo difetto. Per quanto riguarda l'autofocus, invece, abbiamo detto che è mosso dall'STM, non è il massimo della silenziosità per essere un STM, però lo avvertiremo, avvertiremo il rumore che produce quando si muove solo in ambienti veramente silenziosi, in tutte le altre situazioni dovrebbe passare inosservato. Comunque, ho fatto dei test e quindi vi lascio ascoltarli e ci vediamo dopo, quindi buona visione. Comunque, anche se molto della tua risposta sarà una cassa, ora ci sei. Io avrei comprato.
Allora, come lente è sicuramente una lente molto interessante, ha tanti pregi contro pochi difetti, abbiamo un bel bokeh piacevole da vedere, una buona nitidezza e praticamente un'assenza di distorsioni. Comunque dobbiamo tener conto della fascia di prezzo in cui lo troviamo, quindi qualche difetto, diciamo, su qualche difetto possiamo chiudere un occhio, come per esempio i flare o il fatto che la qualità diminuisca leggermente agli angoli e ai lati dell'immagine. Comunque, Canon ci ha fornito di tanti strumenti utili per creare immagini molto creative, a partire dalla minima distanza di messa a fuoco di 16 cm, ci consentirà appunto di avvicinarci tanto al soggetto e creare qualche scatto molto creativo visto la lunghezza focale che ha. Anche il bokeh sarà un ottimo alleato e infine anche l'STM si potrebbe rilevare un'arma molto utile, perché in tante situazioni ci permetterà di girare filmati senza bisogno di microfoni esterni, quindi senza diciamo, il fastidioso rumore del motore che si muove. Comunque, se avete domande su questa lente, ripeto, molto interessante, dobbiamo sempre tenere in mente la fascia di prezzo in cui gli obiettivi vengono proposti e quindi valutare i pregi e i difetti. Questo obiettivo ne ha tanti di pregi contro pochi difetti e per questo la ritengo una lente molto interessante. Comunque dicevo, se avete domande fatele pure, sono sempre a vostra disposizione e iscrivetevi al canale se il video vi è piaciuto. Io questo lo concludo qui e ci vediamo al prossimo. Quindi da all è tutto, arrivederci.